la domanda. È mia mamma. Allora, vediamo di ragionare un attimo su quello che sono i rischi. Abbiamo detto prima, i rischi sono incredibili. Parliamo di cave, non solo della Quadra, parliamo di cave in tutto l'Alessandrino e anche nelle zone liguri, dove girerà l'amianto col camion. L'amianto sappiamo che si trasmette per via aerea, cioè rischi di stare male, rischi di ammalarti, di queste malattie che ti portano alla morte. E chi ha avuto un caro che è morto per queste malattie sa cosa significa, no? Rischi di avere famiglie che piangono, e con questi camion, con queste cave che vengono disseminate e che fanno arrivare queste cose. Abbiamo visto, abbiamo sentito quali sono i soldi che ci fanno spendere per queste cose. Soldi che sono tolti direttamente dalle nostre tasche, i soldi delle tasse, i soldi che noi paghiamo andando a lavorare, che ci vengono direttamente rubati nella busta paga, i soldi che noi paghiamo tutte le volte che ci pigliamo un caffè, i soldi che ci dicono i nostri governanti mancano perché l'Italia è in crisi. Ecco, allora non faccia queste porcherie e l'Italia sarà meno in crisi, no? Non ci venga, non ci... Questi soldi, che sono i soldi nostri, questo modo di fare sulla nostra pelle davvero perché rischiamo la nostra vita, allora ci fa dire cosa si rischia oggi ad essere contro queste cose. Cominciamo a fare delle cose minime, cominciamo ad organizzare, per dire, faccio delle proposte, ad organizzare delle manifestazioni contro queste cose. Incominciamo a portare delle bandiere su tutte le nostre finestre che dicono no tardi. E non crediamo effettivamente che la lotta sia troppo dura, perché cosa abbiamo da rischiare è molto di più. Perché noi che cosa rischiamo nel manifestare? Che cosa rischiamo oggi sul momento nell'esporre le nostre bandiere, che cosa rischiamo anche nel metterci davanti a chi vorrà iniziare l'opera, in confronto a quello che rischiamo se stiamo zitti? Penso poco o niente. Abbiamo delle dimostrazioni di come queste lotte funzionano e ce le hanno insegnate in Valsusa, dove per più di 20 anni si è riuscito a dire no. E ancora adesso si continua a dire no. Certo, è dura. E qualcuno mi dice, ma io non mi sento di arrivare a uno scontro frontale. Io non dico questo. Ognuno farà quello che crede. E credo che sia questa assemblea, e a tante assemblee come queste, perché questo deve essere un movimento popolare, deve decidere la gente, tante assemblee come queste, che diranno dove andare e come andare. Ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo metterci davanti, dobbiamo renderci conto che dobbiamo metterci di mezzo, perché qui ci sono milioni che girano, ma non sono i milioni di chi li guadagna, sono i milioni nostri, sono quelli che noi abbiamo pagato e paghiamo col nostro lavoro, col nostro sangue. E che cosa diciamo ai nostri figli se un domani avremo un paese devastato? Che cosa diremo? Che siamo stati fermi? No. Noi abbiamo la forza e il dovere, direi, di andare avanti. Allora ci sono delle proposte, come dicevo prima. Si può fare a breve tempo una manifestazione, perché i lavori stanno iniziando. Stanno dicendo che i soldi ci sono, che i lavori iniziano. Si può iniziare ad andare a discutere dove vogliono fare le cave, che le cave lì non ci vanno bene. Si può iniziare da poco a mettere le bandiere fuori, perché mi si è detto, io l'ho sentito dire varie volte, ma devono muoversi i sindaci, devono muoversi le amministrazioni.
Io penso che i sindaci si muoveranno quando ci saranno tutti gli abitanti del paese o buona parte degli abitanti del paese che glielo andranno a dire. Io penso che il sindaco Pasquale, quando andrà al bar, ci sarà quello che gli dirà: guarda Pasquale, che non mi piace mica tanto a me questa cosa, no? Io penso che si muoveranno quando qualcuno andrà a buttargli alla porta e dirgli: guarda che non va bene così, perché è della mia pelle che stai parlando. Io penso che si muoveranno, e se si muoveranno, ma sta a noi farli muovere. E credo effettivamente che ci sia la forza e la volontà per farlo. E questo non lo dico tanto come appartenente al comitato di Alessandria, lo dico come appartenente a quella popolazione che dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Sardegna, non solo dai posti direttamente interessati, dice: ma perché portiamo via i soldi per far arricchire dei mafiosi? Ma perché dobbiamo regalare i soldi, i nostri soldi, quando ci dicono che l'Italia è qui con le braghe in mano perché siamo in piena crisi? Perché dobbiamo dare questi nostri soldi a questa gentaglia? Ma non sono io, non siamo noi che dobbiamo dire le lotte da fare, è l'assemblea, su queste proposte e anche su altre.